Buonasera amici del Palachecco, siamo qui con il fantasista del Pescara, Leonardo Gandoro. Grandissima vittoria anche oggi contro l'Empoli. Che match hai visto, Leonardo? Pensavo che fossero leggermente più scarsi, invece hanno fatto una bella partita. Noi eravamo in otto, oggi abbiamo girato un po' tutti e bene o male l'abbiamo portata a casa, però non erano male loro, abbastanza veloci. Noi quando troviamo le squadre veloci ci mettono in difficoltà. Caro Caldoro, da quello che ho potuto vedere in queste prime partite, Morleschi ha spostato gli equilibri della squadra Sì, e ha messo ordine dietro. abbiamo perso due pedine fondamentali come Luca Daniele, che l'anno scorso ha fatto un bel campionato, e Luca Martelloni, che ci ha Scusa Caldoro, ti lasciato. interrompo, la terza pedina fondamentale che non è fondamentale, Emanuele Pizzo, Pizzo, sì, vabbè. quella Però Pizzo vabbè. non è male neanche come mister. Oggi ha fatto dei Solo quello può cambi. fare E niente, però abbiamo acquistato Luca, che l'anno scorso ci è mancato, è un bel centrale dietro che diciamo sostituisce Alessandro Forbicioni quando non c'è, gioca bene, è un centrale di peso, diciamo. Dai Caldoro, quest'anno bisogna puntare almeno a 27 gol. Sì, ci provo. 4 gol in 3 partite, c'è gente che l'ha Alla fatti Ciro Immobile. una decina già, Vabbè. però vabbè, ci proviamo. Ringrazio Caldoro per l'intervista, Ciao a tutti. arrivederci.